Tutto stava andando a meraviglia per Geoffrey e Casey Lang. La coppia aveva intrapreso un nuovo viaggio di vita insieme e tutto sembrava perfetto. Eppure sappiamo bene che non c'è niente di perfetto a questo mondo e anzi le cose che da fuori sembrano perfette sono spesso una finzione, un inganno. La storia dei Lang è così incredibile da aver fatto il giro del mondo, ma prima di iniziare non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Dal giorno dopo il suo baby shower, Casey ha smesso di uscire e di vedere i suoi amici. La donna trascorreva la maggior parte del tempo a casa e aveva detto a tutti che le era stato detto di restare a letto fino al parto. Nemmeno Cinzia, la sua migliore amica, è riuscita a incontrarla. Ma in fondo non pensava ci fosse nulla di strano. Non c'era motivo di dubitare del consiglio del medico, specialmente visto che Casey aveva già avuto un aborto spontaneo in passato. Poi finalmente è arrivato il grande giorno e Casey è stata portata d'urgenza in ospedale mentre era in travaglio. Molto presto la donna avrebbe partorito suo figlio, Easton Walt. Il bambino è nato il 3 luglio alle 3:11 e Casey ha annunciato il grande evento sui suoi account social. È stato un momento estatico per la coppia. Finalmente avevano il loro piccolo tra le braccia ed erano al settimo cielo. Poi, solo 5 ore dopo la nascita del piccolo, accadde qualcosa di terribile, qualcosa che avrebbe cambiato le loro vite per sempre. Casey e Geoffrey erano al Conemaugh Memorial Hospital di Johnstown, Pennsylvania, la città in cui vivevano quando avevano ricevuto il più bel regalo della loro vita. E proprio in quell'ospedale, poche ore dopo, una notizia straziante li ha travolti. Il bambino era morto. A quanto pare aveva un'insufficienza respiratoria e non avrebbe mai potuto sopravvivere più di 5 ore. È stata una notizia straziante, non solo per la coppia, ma anche per tutti gli amici e familiari che stavano aspettando l'arrivo del piccolo. A volte Dio, il destino, o chi per lui, può essere davvero crudele. Il piccolo Easton Walt aveva appena iniziato a respirare quando gli fu tolta la vita. Sfortunatamente ogni anno molti neonati non riescono a uscire dall'ospedale e il neonato di Casey era uno di loro. Eppure, per quanto la storia fosse straziante, c'era qualcosa che non tornava. Come pensate che si comporti una coppia che ha appena perso il figlio? Alla maggior parte di questi genitori non piace interagire con il mondo esterno e si chiudono in se stessi a elaborare quel dolorosissimo lutto. Eppure in questo caso, sorprendentemente, tutto sembrava diverso. Casey e Geoffrey si stavano letteralmente prendendo tutta l'attenzione che stavano ricevendo e addirittura ne hanno cercata dell'altra. Subito dopo che il piccolo Easton Walt ha detto addio al mondo, i Lang sono entrati in azione. Sembrava quasi che sapessero già che sarebbe successo e invece di piangere fecero qualcosa che fece insospettire Cinzia, l'amica di Casey. Non era passato nemmeno un giorno da quando il bambino era nato e morto che subito dopo Geoffrey e Casey avevano creato una campagna GoFundMe per raccogliere una donazione. Secondo le loro affermazioni, i soldi acquisiti sarebbero stati utilizzati per un'urna personalizzata per conservare le sue ceneri e per coprire le spese mediche e funerarie troppo pesanti per i due. Per favore, tieni me e mia moglie nei tuoi pensieri e nella tua preghiera. Nostro figlio Easton è nato con del liquido nei polmoni ed è morto poche ore dopo la sua nascita, ha scritto Geoffrey sulla pagina GoFundMe. E a quel punto la domanda sorse spontanea a tutti i loro conoscenti. Come potevano usare la morte del figlio per guadagnare un po' di soldi? Apprezzeremmo molto se quanti più di voi ragazzi potessero condividere questo messaggio e se avete la possibilità di farlo, donare per aiutarci a pagare le spese funerarie e le spese mediche. Insieme a ciò, Casey e Geoffrey hanno anche scritto un lungo necrologio su internet ed è stato proprio questo a commuovere tutti. Chiunque si sia imbattuto in quel post si è sentito male per il bambino e per i suoi genitori. Volevano aiutare la coppia in quel momento così difficile e così tanti di loro si sono fatti avanti per fare le donazioni. Il loro necrologio diceva: i genitori di Easton Walt sono stati benedetti con poco più di 5 ore prima che lui volasse in paradiso il 3 luglio 2019. Nella sua casa Easton ha sperimentato le carezze, gli abbracci e i baci della sua mamma e ha sentito il suo papà dirgli che lo amava un numero incalcolabile di volte. Insomma, non fa commuovere anche voi? Con quelle parole, Geoffrey e Casey avevano colpito nel segno e presto erano riusciti a ricevere ben $550.
La nascita del piccolo Easton non poteva essere celebrata, ma i genitori hanno deciso di celebrare la sua morte. Hanno organizzato un servizio funebre per rendere omaggio al loro bambino ed hanno invitato tutti i loro amici e parenti. Fino ad allora gli ospiti non avevano idea che il bambino fosse già stato cremato. Molte persone non si posero domande, ma ad alcuni la storia di Easton Walt iniziava a puzzare. Dopotutto, era successo tutto molto rapidamente e nessuno, a parte Casey e Geoffrey, aveva potuto vedere il bambino. Una delle persone che non credeva alla loro spiegazione è stata la migliore amica di Casey, Cinzia Di Lascio, che in realtà aveva iniziato ad avere i suoi dubbi già dal baby shower. Dopo la notizia della campagna GoFundMe, Cinzia ha deciso di andare a fondo della questione ed è per questo che è andata alla polizia. Ha raccontato loro tutto. Secondo lei, la coppia stava mentendo, aveva mentito dall'inizio. Il suo era solo un sospetto senza prove concrete, ma fu abbastanza per convincere gli agenti a indagare. Dopo aver ascoltato Cinzia, la polizia ha avviato le indagini. Hanno iniziato controllando gli uffici del medico legale della contea di Cambria e del medico legale della contea di Somerset, con la speranza di recuperare i dettagli del bambino. Sorprendentemente, nessuno di loro aveva alcuna traccia di Stonewall Lang. Chiaramente qualcosa non tornava. Dopo non aver avuto alcun indizio sul bambino in entrambi gli uffici, la polizia ha diretto le proprie indagini al Conemaugh Memorial Hospital. Tuttavia, anche qui non c'erano documenti su Stonewall Lang o Casey Lang. Ormai la polizia ne era sempre più convinta. Cinzia aveva ragione. Dopo aver controllato anche l'impresa di pompe funebri e aver constatato che neanche loro avevano mai visto il bambino, i poliziotti si diressero a casa dei Lang, sempre più convinti che non ci fosse nessun bambino. Geoffrey cercò di lavarsi le mani dell'intera faccenda, sostenendo che non era con Casey al momento della nascita del bambino, ma aveva appreso che le condizioni del bambino erano pessime e che la sua frequenza cardiaca era scesa a 55 battiti per minuto. Casey invece spiegò che al bambino era stata diagnosticata una sindrome respiratoria che ha causato la sua morte prematura. Non importava quanto ci provassero, la polizia proprio non riusciva a crederci. Così il giorno dopo tornarono alla casa dei Lang con un mandato di perquisizione. Erano passate 2 settimane da quel 3 luglio 2019. Durante la perquisizione della casa, gli agenti hanno scoperto qualcosa di piuttosto sorprendente. Un'urna su cui era scritto Easton Walt Lang e una bambola di un neonato dall'aspetto molto realistico. Era la bambola che Casey e Geoffrey avevano usato per le fotografie del loro neonato morto prematuramente. Nessuno avrebbe mai potuto sospettarlo perché la bambola sembrava così realistica. L'atto atroce della coppia ha colto tutti di sorpresa. Avevano ingannato i propri amici e le proprie famiglie per denaro. Ma ora il loro teatrino era finito. La polizia era determinata a consegnarli alla giustizia. È stato uno shock anche per la piattaforma GoFundMe che i due avevano usato per le false donazioni. La loro pagina è stata chiusa dopo che la loro truffa è stata smascherata dalla polizia e quando la notizia è arrivata sui giornali i donatori si sono sentiti traditi. Fortunatamente il portavoce della società di GoFundMe aveva annunciato che la piattaforma avrebbe rimborsato tutto, dicendo: «Questo tipo di comportamento non è tollerato su GoFundMe. Collaboreremo pienamente con le forze dell'ordine durante le loro indagini ed emetteremo rimborsi a tutti i donatori. Abbiamo una politica di tolleranza zero per qualsiasi uso improprio della piattaforma e tutti i donatori sono protetti dalla garanzia GoFundMe, una politica di rimborso completa in caso di un uso improprio». Per quanto riguarda Cinzia, era ancora sotto shock. Eravamo distrutti per il piccolo Ethan Walt perché in precedenza avevano già perso un bambino, ha detto. Non avrei mai pensato che potessero fare qualcosa del genere, Casey era la mia migliore amica. Allora, quando ha cominciato a insospettirsi, la donna ricorda. Poco prima del baby shower ho chiesto a Casey se potevo sapere il sesso del bambino e lei mi ha dato una busta con dentro solo un pezzo di carta blu. Ho pensato fosse un po' strano, ma forse è così che si usa oggigiorno e così non ci ho pensato più. Quando ha saputo della scomparsa del bambino, i suoi dubbi hanno cominciato a riemergere. Se il bambino aveva problemi respiratori, come hanno fatto i medici a lasciare che la coppia lo portasse a casa? Non aveva alcun senso. Il bambino aveva del liquido nei polmoni, ma l'ospedale glielo ha restituito e ha detto che sarebbe stato bene. Sapevo che non poteva essere vero e non potevo restare a guardare, ha detto Cinzia. Il piano dei Lang era davvero terribile, uno schiaffo a tutti quei genitori che vivono davvero la morte dei loro figli. Anche se fingere una gravidanza non è illegale negli Stati Uniti, la coppia è stata processata per aver ingannato la famiglia e gli amici e per aver di fatto derubato i donatori di GoFundMe.
Non solo Casey e Geoffrey hanno perso tutti i soldi che avevano meschinamente racimolato, ma anche la fiducia dei loro amici. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!